Amici carissimi di Netto Cazzurra e Meteo Brollo, ben trovati a tutti e buona giornata. Dunque andiamo ad archiviare questa prima fase tardo autunnale, quasi invernale, che ha distribuito una buona dose di piogge in posto tutto il territorio, una gran quantità di vento di bora e anche di sirocco, grazie a Dio limitato, che ha fatto sì che l'alta marea rimanesse appunto ancorata tra i 111 e 112 cm sulla zona di Chiozza. Dunque cosa ci aspetta ora? Ci aspetta comunque un periodo naturalmente più mite, anche se sarà caratterizzato da una generale variabilità del tempo, almeno fino a venerdì pomeriggio. Dopodiché si intravede uno squilibrio verso una nuova fase, diciamo, perturbata, anche se sarà abbastanza veloce, dovuta a un fronte atlantico abbastanza intenso, ma appunto molto veloce, che dovrebbe insistere per buona parte della giornata di sabato, distribuendo ancora una buona dose di piogge, ma con temperature naturalmente più miti. I modelli matematici che naturalmente ai quali ci affidiamo, sia quello inglese che quello americano, avevano dato per la prossima settimana un ulteriore affondo artico con conseguente aumento appunto del freddo su tutta la zona europea, ma naturalmente hanno fatto dietro fronte, quindi in maniera molto rocambolesca ritornano a dare invece condizioni molto più miti e quindi favorevoli a una continuazione di un autunno piuttosto mite. Staremo a vedere cosa succederà. Dunque per il momento la cosa importante è che vivremo almeno un paio di giorni con temperature che leggermente saranno risalite domani pomeriggio, lo sentiremo più giovedì e venerdì quando anche le minime cominceranno ad alzarsi e le massime si porteranno vicine agli 11-12 gradi. Naturalmente anche l'umidità nei bassi strati continuerà a farsi sentire con temperature notturne ancora piuttosto basse. Quello che poi vedremo è che l'altezza appunto di sabato, un nucleo corposo e piovoso sarà più insistente nella parte centrale tirrenica e zona di nord-ovest, ma dovrebbe coinvolgere anche buona parte del nord-est con accumuli piovosi tra i 15 e i 20 mm. Staremo naturalmente a vedere. Nel frattempo vi saluto, vi ringrazio e ci sentiamo domani.